questo video un super nuovo unboxing. Di cosa si tratta lo scoprirete fra poco, ma prima, se ancora non vi siete iscritti al canale, non dimenticate di farlo. Io sono Luca ASMR, benvenuti o bentornati, e spero che questo video possa farvi rilassare. Veniamo subito all'oggetto misterioso che andremo ad unboxare questa sera. Si tratta, bom 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 bom, di, ebbene sì, un nuovo microfono, ragazzi. Ne approfittiamo anche per fare un po' di tapping. Tapping e trigger. Si tratta del microfono di Mauno ed è il modello AUPM422. In questo caso è un modello pensato molto per il podcast e vedrete perché. Ma noi ovviamente, dopo aver fatto l'unboxing, lo testeremo anche per la ASMR, così da farci subito un'idea della sua qualità. E penso che, se sarà una buona qualità, sarà il microfono ufficiale delle live del mercoledì qui su YouTube. Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ma direi di cominciare subito. Allora, devo anche precisare che questo microfono mi è stato regalato dall'azienda Mauno per recensirlo, quindi insomma, grazie mille all'azienda, siete stati super gentili. Se lo voleste acquistare, trovate nella info box qui sotto il link affiliato su Amazon attraverso il quale potete acquistarlo. Allora, la scatola è di buona qualità. Io ho visto il prezzo e non sto a dirvelo perché chiaramente potrebbero esserci delle oscillazioni rispetto a quando l'ho guardato, tra quando l'ho guardato e rispetto a quando vedrete il video, ma indicativamente costa poco meno di un Blue Yeti, ma come vedete la scatola è ben più grande di un Blue Yeti. Vi basti andare a vedere un video di unboxing del Blue Yeti per fare un paragone e vedere effettivamente una grande differenza. Allora io mi sposto tipo un pochino più così da riuscire ad aprirlo assieme. Allora, vediamo un po'. Dovete sapere che mi è arrivato ormai da qualche giorno ed ero super impaziente di fare questo unboxing. Allora, sulla scatola ci dice Monitorable USB Condenser Microphone Set. Set perché dovrebbe esserci il microfono, dovrebbe esserci l'antipop, dovrebbe esserci anche uno di queste spugnette qui, il paravento, e dovrebbe esserci anche il braccio. Vediamo cosa contiene. Insomma, però, microphone set, dovrebbe esserci tutto questo. Vediamo un po'. La speranza è sempre quella di non far cascare niente. Ok. Apriamo bene la scatola. Vedo già molte cose che mi piacciono. Abbiamo, poi vi farò vedere pezzo per pezzo, abbiamo un manuale utente che appoggiamo qui. Un bigliettino che ci dice: hai bisogno di altro aiuto? Contattaci via mail o sul nostro sito. Oppure, se sei felice e tu lo sai, batti le mani di lasciare una recensione su Amazon e di parlarne con i nostri amici. Insomma, quello che sto facendo io a prescindere. Speriamo che valga la pena. Allora, appoggio un attimo la scatola per farvi vedere i singoli pezzi. Abbiamo la cuffietta paravento. Questo ormai siamo abituati. Raga, profuma buonissimo. Sapete che ormai i miei unboxing sono molto sensoriali. Questa è una classica spugnetta paravento, ok? È molto schiacciata perché era nella box, ma presumibilmente... mi viene da dire che il microfono sarà abbastanza strettino. Non riuscite a vedere perché è abbastanza buio, ma insomma la dimensione qui non è delle più ampie, ok? Rispetto al Blue Yeti, intendo. Ma ok. Poi abbiamo
figo, l'anti-pop, che è questo affare qui. Raga, dovete sapere che io quando ero più piccolo, cioè, tipo, il mio sogno nascosto era quello di fare il cantante internazionale di successo. E avrei sempre voluto avere uno di questi affari per far finta di registrare il mio primo album di debutto, che ovviamente avrebbe venduto tantissimo nelle classifiche internazionali. Ora posso finalmente farlo. Canterò la mia sigla. Qualcuno sa di cosa si parla, ovviamente. Gli altri, beh, dovete guardare le live. Ok. Questo è un'asta che si può piegare, vedete? Diciamo che aver messo una maglietta nera non è di aiuto questa sera, perché i pezzi sono neri, potevo pensarci. Comunque, sì, sembra quasi un po' un acchiappamosche. Whip, whip, ho una racchetta da tennis. Però figo, sentiamo che rumore fa. Bello. E comunque direi abbastanza di qualità, raga, perché non so se riuscite a vederlo, penso di no. Non credo che si veda. Forse da lontano un pochino. Da lontano si vede un pochino. C'è il logo del brand sopra, quindi insomma, ho detto insomma. Mi sembra abbastanza premium come materiale, per quanto io non sia prettamente esperto. Ma voglio sperare che ci sia anche il resto, perché altrimenti abbiamo un antipop, ma non il microfono a cui fare l'antipop. Quindi direi di aspettate, appoggiamo. Io dovrei procurarmi una sedia quando faccio questi unboxing, perché se no puntualmente poi non so dove mettere la roba. Togliamo. Come si chiama? Credo sia schiuma espansa, qualcosa di questo tipo. Wow, ok. Raga, vedo un sacco di cosine carine. Allora, andiamo per ordine, andiamo per ordine. Io appoggio qui così la scatola. Allora, prima di tutto, raga, mi sento super professional. Abbiamo questo qui, credo che nel gergo si chiami ragno, ma non sono assolutamente certo. In pratica mettiamo il microfono qui e quando io parlando vado a dare le botte costantemente, teoricamente dovrebbe andare a ridurre le vibrazioni che prende il microfono e quindi farle percepire meno. E questo si aggancia con, insomma, la vite, alla stina che adesso vi farò vedere, che ho già intravisto. Mamma mia, che figata, raga, che figata. E qui ci sono dei cordini, non so se riuscite a intravederli. Purtroppo, insomma, prodotto nero, eccoli così li vedete. Qui così sono delle specie di cordini, anzi degli elastici direi, che permettono probabilmente a questo di muoversi, insomma, di attutire il colpo. È possibile, è possibile. Mettiamo qui. Poi abbiamo questo affare, non so cosa sia, credo che sia un fermacavo, sempre marchiato. Nice. Mi piace un sacco questo suono, raga. Piace anche a voi? Scusate il taglio, ma un camion deve aver sbagliato strada ed è finito sotto casa mia. Ecco, dicevo, questo mi piace un sacco come suono e credo che sia un fermacavo per questo cavo. Questo microfono, raga, come avrete capito dal suo nome, è un microfono USB, quindi tipo il Blue Yeti, che si può, presumibilmente, lo scopriremo durante il nostro test, attaccare direttamente al computer e farlo funzionare senza grandi problemi. Allora, il cavo è discretamente lungo, è più lungo della mia apertura di braccia. Ciao braccini, prima o poi mi vedrete con i braccioni, ve lo garantisco. È un classico cavo di tipo USB, insomma, come quello del Blue Yeti, quindi nessun problema. Anche questo ha un buon odore, raga. Sono
di dire di sì. E poi abbiamo... Aspettate, come faccio a tirarlo fuori senza far casino? Perché il mio terrore ora è che caschi la scatola, raga. Immaginatevi che danno. Abbiamo il braccio. Ok. Questo in realtà è tipo quello che ho già comprato su Amazon. Faccio così perché quello che ho attualmente, quando faccio così, le molle fanno un baccano tremendo, tipo un suono di una campana. Se mi seguite in live lo sapete perché ogni tanto lo prendo a botte. E insomma, questo si può spostare in varie posizioni, regolare. È molto comodo, ve lo posso già dire perché, insomma, l'altro che ho è praticamente identico, direi. Quindi sì, vi posso garantire che è molto funzionale se registrate magari ad una scrivania o appunto se utilizzate questo microfono per fare i podcast o eventualmente le live come magari finirò a fare io. E abbiamo anche l'aggancio da tavolo per il braccio. Mi piace fare suoni con questi oggettini. Devo dire che questo aggancio mi sembra molto più solido rispetto a quello di Amazon che avevo comprato. Considerate che quello che avevo comprato su Amazon in autonomia era proprio super entry level, quindi fa strano che sia ancora intero. Integro, non intero. Vabbè, avete capito, avete capito. Fa un bel suono, raga, mi piace. Questo, insomma, voi girate, la vite scende, non so se riesco a... spessore del tavolo è raggiunto, voi lo inserite, anzi lo infilate più che inserite, attaccato al tavolo e poi lo richiudete e lui si fissa e sta saldo, non c'è rischio che caschi. Ora non andrei oltre, altrimenti mi ritrovo bloccato con le dita così e non mi sembra il caso. Ma arriviamo, miei cari ragazzi, al nostro punto forte. Cioè, quello che dovrebbe essere il punto forte. Aspettate che mi sta cascaduto. Molto bellino, devo dire. Guardate, ve lo faccio girare un po' così potete rimirarlo da tutti i lati. Sotto alla presina per il cavo, qui possiamo attaccare, non so se si vede, sì, le cuffie, c'è cioè il jack per le cuffie 3,5. Così da avere il feedback immediato in cuffia, così come fa il Blue Yeti, che abbiamo un volume, non so se è il volume del microfono, no, questo non è il volume, scusatemi, è l'input. Possiamo regolare l'input. Guardate, guardate, guardate. Se riesco a farlo girare senza farlo cascare, vedete? Forse no, non lo vedete, ma fidatevi del sottoscritto, questo gira e possiamo metterlo al minimo e al massimo nella nostra prova.
Vedremo anche, insomma, quanto è il minimo e quanto è il massimo. Togliamo lì la pellicolina, raga. Una pellicolina poco soddisfacente, devo dire. Ma più soddisfacente così. Allora, questo è quanto. Allora, io adesso procederei a montare il microfono sulla mia scrivania e ci vediamo fra qualche secondo. Per voi sarà qualche secondo per testarlo. Aspettatemi. Eccoci, eccoci qui. Siamo nella mia postazione, quella delle live. Insomma, l'avrete riconosciuta. Riconoscerete anche un po' di caos alle mie spalle. E stiamo provando a parlare nel nuovo microfono che abbiamo proprio qui. Allora, questo è un microfono cardio, quindi a differenza, ad esempio, del Blue Yeti, se io sposto a destra o a sinistra, teoricamente non dovreste sentire grandi differenze perché lui capta proprio da qui di fronte. Devo dire, è una funzionalità molto figa che vi faccio vedere. Guardate, se io vado a cliccare qui, lui attiva il muto. È una cosa che mi piace molto perché è sensibile al tocco, guardate. Quindi in realtà, quando magari avete necessità di silenziare un momento per qualsiasi motivo, vi basta toccare e lui si silenzia senza problemi. Cosa che invece con il Blue Yeti, quando pigiate il tastino del muto, comunque fa un chiasso pazzesco. Allora, ora sto parlando senza il paravento che abbiamo ancora qui, e nel mentre ho messo anche l'antipop. Direi di provarlo subito. Non so cosa cambia onestamente, fatemi provare. Pop. Cambia qualcosa secondo voi? Secondo me non molto, da quello che sento, ma magari devo anche capire bene come funziona. Abbiamo messo anche, alzo un po' il ragnetto, se si chiama ragno. Teoricamente, se io do le botte. Vabbè, magari proprio la botta la capta, ma dovrebbe comunque in qualche modo attutire un filo. Ho montato anche il braccio, sembra di buona qualità e sembra reggere, che è la cosa più importante. Direi di provare a mettere il filtro, questo qui, per capire insomma cosa cambia. Ok, proviamo a parlare. Fa insomma la funzionalità del paravento, direi, quindi nella norma proviamo ad abbassarlo mentre parliamo, così da capire cosa succede. Nel mentre prima, appena ho iniziato a girarlo, è passata una moto o una macchina e insomma pensavo fosse il microfono. Molto 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 bene. Devo dire, mi piace molto questa cosa perché a differenza del Blue Yeti, che potete abbassare al minimo la sensibilità ma comunque capta, questo se l'abbassate al minimo non capta più niente, raga. Questo mi piace assolutamente tanto, mi piace molto molto molto. Allora, devo dire che al momento, insomma, riesco a sentire il mio feedback in cuffia. Ho bisogno ancora di un attimo per ragionare se effettivamente si sente bene. Quindi fra pochissimo stopperò per sentire se si sente oppure no e vi dirò. Ma in cuffia devo dire che si sente bene. Proviamo a fare qualche trigger, per esempio proviamo a fare un po' di brushing. Così mi darete anche voi il vostro giudizio. Forse suona un po' metallico. Percepisco del metallico. Potrebbe anche essere dipeso da tutto il ragno che c'è attorno. Poi non sono sicuro che si chiami ragno in realtà, però chiamiamolo l'aggeggio antivibrazione. Questo è l'effetto proprio sul microfono.
proviamo allora a fare del tapping sulla nostra scatoletta. Ecco, adesso ho dato una botta al microfono ed effettivamente ha funzionato, raga. Non ha fatto rumori molestissimi. Proviamo il tapping. Cosa ne dite? Io devo dire che dal feedback non mi sembra male. Non mi sembra affatto male. Mi sembra un suono abbastanza pulito. Mi sembra che il suono captato sia comunque sufficientemente sensibile, no? Di ciò che voi avete sentito fino adesso, che ho sentito soltanto in cuffia tramite il feedback. Ok, allora mi sono risentito e devo dire che tutto sommato la parte audio vocale non mi dispiace, non mi dispiace, nel mentre voglio provare a fare anche ancora un po' di banconota mentre continuo a prendere a pugni l'antipop che sposto un pochino. Volevo fare un po' di trigger con la banconota nel mentre, giusto così per farvi sentire un po' di feedback. Allora, la parte parlata, vi dicevo, non mi dispiace, non mi dispiace. Ho notato che quando vado ad abbassare l'input, anche questo comunque non arriva a zero. Mi dava l'idea che ci fosse arrivato, ma no, comunque continua a captare, ma con molta, molta poca sensibilità. Sicuramente una sensibilità inferiore rispetto al Blue Yeti, quindi sotto questo punto di vista un punto a suo favore. Non mi è piaciuto per niente il brushing, l'ho trovato poco fedele, poco ricco, ecco, insomma, diciamo che per quanto riguarda i trigger lo trovo un suono abbastanza freddo e un pochino distaccato, no? Non un suono caldo, avvolgente come quello del Blue Yeti, per esempio. E il tapping non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto, però ecco, diciamo che i trigger fatti proprio sul microfono secondo me non sono l'ideale. D'altronde questo è un microfono che nasce per il podcast, quindi per chi magari deve registrare un podcast, per esempio, o magari volesse fare proprio dei video ASMR totalmente parlati, quindi senza particolari trigger, in quel caso mi sentirei di consigliarglielo, insomma costa un filino meno rispetto al Blue Yeti, è molto più accessoriato rispetto al Blue Yeti, insomma per partire questa potrebbe essere un'ottima attrezzatura di partenza, secondo me, tenendo in considerazione ovviamente i punti che vi ho detto poco fa. Io non ho ancora tutta questa conoscenza di microfoni, ma devo dire, se al Blue Yeti do un 8, a questo darei un 6 al 7, un 6 al 7 mi sentirei di darglielo. I punti a suo favore sicuramente sono la possibilità di mutare così, senza che voi sentiate nulla. I Blue Yeti sapete che fa quel toc 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 che non è bellissimo, e insomma a quel punto tanto vale tossire in diretta perché è evidente che stai tossendo. E mi piace molto tutta l'attrezzatura che vi danno assieme per lo stesso prezzo, insomma, quindi il paraurti, il filtro antipop, il paravento e il braccio, cosa che ad esempio col Blue Yeti, io prendo il Blue Yeti come esempio perché è l'unico microfono che ho, il Blue Yeti vi dà il Blue Yeti, non avete assolutamente nient'altro come accessorio ed è forse un po' scarno visto anche il costo. Mi piace un po' meno il modo che ha di riprodurre i suoni infatti sul microfono, ma giustamente è un microfono per i podcast e giustamente insomma fa quello che può, considerando che non è nato per l'ASMR o per una sensibilità particolare. Altre cose che mi piacciono, beh, mi piace
piace il design, devo dire, molto minimalista e anche molto piccolo rispetto al Blue Yeti. Non so se avete presente le dimensioni del Blue Yeti, ma ecco, questo è un pochino più contenuto, quindi se magari non mi piacciono le cose troppo grandi che occupano troppo spazio, beh, questa potrebbe essere di nuovo una soluzione per risolvere il problema. Una cosa che non mi fa impazzire è anche il fatto che non posso controllare il volume che sento in cuffia, cosa che col Blue Yeti è fattibile, ma soltanto l'input. Ma tolto questo, devo dire che non è male, non è male, ma ovviamente aspetto un vostro feedback. Un'altra cosa mi stavo dimenticando: io percepisco comunque, già in fase di registrazione, delle tipo interferenze, no? Dei suoni elettrostatici, penso che si chiamino così. Questo forse perché non è fatto per la ASMR, quindi magari sul parlato, sul podcast, si tiene la sensibilità un po' meno alta e il capta di meno. Credo che siano segnali elettrici che passano attraverso il cavo. Ho questo feeling, ma potrebbe anche essere sbagliato. Magari poi non si sentono. Quindi ditemi anche voi se li sentite oppure no e cosa ne pensate dell'audio. All'inizio ero con il Blue Yeti, ora sono con questo nuovo microfono della Mauno. Vi ricordo, se volete saperne un pochino di più, sono super curioso di sapere cosa ne pensate, fatemi sapere. Io insomma spero di aver fatto una recensione abbastanza funzionale, insomma ci tenevo a mettere in risalto quelli che fossero secondo me i punti buoni e i punti un pochino meno buoni. E niente, questo è. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, così abbiamo anche la prova del... Proviamo a fare un po' di mouth sound. Ticco, 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 ticco. Sk, sk, sk. Magari farò un test approfondito sui trigger. Questa, diciamo, era più un unboxing e funzionalità varie. Faremo un test sul campo, un test sul campo, magari fatto con entrambi i microfoni in contemporanea, così da avere... non è una cattiva idea, ci penserò, ci penserò. Comunque, come vi dicevo, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, seguitemi sui social. Io vi auguro un buon relax e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video.